Cari amiche e cari amici, abbiamo visto l'importanza del seguire il maestro interiore. Possiamo affermare che la nostra realizzazione è strettamente legata con il seguire le indicazioni dharmiche, che non sono altro che le indicazioni del maestro interiore. E attenzione perché lo stesso Jung scrive che seguire le direttive del sé, dunque seguire le indicazioni, potremmo dire, del maestro interiore, non è sempre un compito piacevole. Per questo serve l'aiuto del sangue e del maestro. Perché non è un compito piacevole? Perché l'ego si muove in una direzione. La direzione dell'ego è sempre centrata appunto sui nostri desideri, i nostri bisogni. E l'ego pretenderebbe che tutta l'armonia dell'universo, il Dharma inteso come armonia dell'universo, compreso le galassie, immaginate, spazi immensi, pretenderebbe che tutta questa grande armonia si dovesse adattare a ciò che noi vogliamo, a ciò che noi pensiamo, qualcosa di ridicolo. E allora, se noi diamo ascolto al nostro maestro interno, che abbiamo visto parla anche attraverso eventi sincronici, segni, simboli, sogni, bisogna aspettarsi una continua interferenza nei nostri piani. E questo lo scrive anche Jung. Dice: guardate che se cominciate a seguire le indicazioni del sé, non vi aspettate che fili tutto liscio come l'olio e tutto sia così tranquillo e sereno. Proprio perché questa interferenza nei propositi consapevoli a volte è vissuta in maniera molto sgradevole dall'ego. E seguire i suggerimenti dell'inconscio non significa solo rendersi conto di non poter far quel che si vuole, perché il concetto di libertà del Dio cazzi miei è profondamente diverso da quello che è il concetto di libertà reale. L'ho detto tante volte nei video. Il concetto di libertà del Dio cazzi miei si può riassumere in questa frase: io sono libero se posso fare quello che cazzo mi pare. Questo è il concetto del Dio cazzi miei, che è il concetto di libertà della modernità, il concetto di libertà della sovversione. Il concetto di libertà della tradizione è legato, come ci insegna Platone, a un principio etico, non poter fare ciò che si vuole. E allora ecco che seguendo i suggerimenti del maestro interno, noi contemporaneamente dobbiamo imparare a metterci da parte. Ecco l'importanza della meditazione nell'immobilità. Perché seguire i suggerimenti dell'inconscio non significa solo rendersi conto di non poter fare solo quel che si vuole, quel che ci si è proposto di fare, ma significa anche divenire incapaci di fare quello che gli altri pretendano che si faccia. Quindi tutto questo implica un'enorme assunzione di responsabilità. Ad esempio, Gesù dice, no? Lasciate che i morti seppelliscano i loro morti. Questa è una frase terribile. Uno dice: Signore, io ti seguo, però lasciami seppellire i miei genitori. Quello dice no. Alcune scelte radicali, no? Può accadere che, come è accaduto ad esempio in San Francesco, ci possano essere perfino delle scelte talmente radicali che, ad esempio, nel caso di San Francesco ha abbandonato la sua famiglia, il padre, la madre. Ha abbandonato anche i suoi vecchi compagni, i suoi rapporti personali,
per ritrovare però la coscienza cristica, per ritrovare la sua autentica vera natura. Ora non vi spaventate, perché sul canale tutti, anche questi giovani che ci sono, in realtà attraverso il Dharma non ci sono mai state scelte radicali di questo tipo. Però bisogna sapere che a volte seguire il percorso, no, a volte, sempre, seguire il percorso significa essere disposti a mettersi in gioco, a mettersi in gioco interamente. Questo non significa avere un atteggiamento antisociale, perché sennò poi si scade in quello, si diventa una setta. Quante volte ho detto che noi, per esempio, nel decimo d'oro non dobbiamo diventare una setta, non dobbiamo sentirci il solito gruppo di eletti che ha capito tutto in contrapposizione a un mondo che non ha capito nulla. Questo è il gruppo, l'atteggiamento delle psicosette, no? Che pompano poi l'ego dei propri addetti. Dunque non sto parlando di un atteggiamento antisociale, di un atteggiamento solitario. Sto dicendo semplicemente che a volte può risultare utile e a volte anche necessario per alcune persone. Ho preso l'esempio di San Francesco prima, no? Si potrebbe prendere anche l'esempio di Nisargadatta. Quindi per alcune persone e in alcuni momenti modificare, a volte radicalmente, come nel caso di San Francesco, l'ordinaria sfera dei rapporti sociali. E dal punto di vista, per esempio, dei messaggi dell'inconscio, ed è uno dei canali maestri di questi messaggi, che sono i sogni, e i sogni spessissimo ci parlano di rapporto con gli altri. E queste immagini oniriche possono riferirsi anche a noi e possono essere una proiezione di aspetti soggettivi. Dunque spesso le persone, per dirlo in altre parole, persone o animali che possiamo incontrare, non sono altro che espressioni simboliche di aspetti di noi stessi. Altre volte però il sogno ci dà chiaro e tondo delle indicazioni sugli altri, sulla nostra relazione, su come entrare in relazione con gli altri. E l'inconscio, attenzione, è libero, non ha gli schemi del superio che lo frenano. Di conseguenza ha percezioni di altro tipo rispetto alle percezioni ordinarie, alle percezioni coscienti. L'inconscio può avvertire qualcosa che sta oltre, può avere percezioni subliminali, efficaci, che vanno oltre le apparenze. Possono arrivare queste percezioni, ad esempio, a cogliere affinità spirituali o anche incompatibilità. È una sorta di sensitività che si sviluppa, di una, lasciamo stare sensitività perché è troppo associata alla parola sensitivo, e le esperienze che ho avuto io con i sensitivi sono state tutte quante fallimentari, tutte queste persone che pompano il proprio ego con la convinzione di sentire chissà che, non sentono una mazza. Però quello che voglio dire, in realtà il processo di individuazione richiede una totale disponibilità, e in realtà seguire l'individuazione determina la forma migliore di adattamento sociale. Perché alla fine, parliamoci chiaro, nel caso di San Francesco, che è un caso estremo, perché normalmente adesso a me non è mai capitato casi estremi del genere nella mia vita, sono tanti anni che insegno meditazione, anzi tutte le persone a cui ho insegnato hanno migliorato i rapporti in famiglia o con i genitori o con i figli, con gli amici, nell'ambiente, hanno migliorato questo tipo di rapporti, no? Però anche nel caso, diciamo, estremo di un San Francesco o di un Ramana,
seguire il proprio processo di individuazione, potremmo dire in termini cristiani, la propria vocazione, determina la forma migliore di adattamento sociale, perché poi San Francesco non è che una volta che ha lasciato la famiglia e ha cominciato a fare le sue scelte è diventato un disadattato. Sì, poteva sembrare così agli occhi del mondo, secondo la logica del mondo, e all'inizio questo era quello che si pensava di Francesco. In realtà poi si è visto che era tutt'altro, perché con i suoi confratelli, con Santa Chiara, avendo coinvolto moltissime persone in questa esperienza estatica di bhakti, di grande devozione nei confronti di Dio, ebbene, aveva creato una forma di rispetto, di amore tra i suoi confratelli, tra le persone, con le suore, qualcosa di estremamente straordinario. E quella veramente è la un'espressione della miglior forma di adattamento sociale. Il rischio in questi casi, come sempre, è quello di confondere il piano psichico e il piano metafisico, ossia di operare una sorta di metafisicizzazione dello stato del psichico, o potremmo dire, anche continuando con le brutte parole, una sorta di psicologizzazione del metafisico. Cioè, quello che voglio dire è che non è che voglio affermare che non esiste una realtà religiosa in sé, indipendente dalla psiche umana. Non sto affermando che non esiste una realtà che abbia una sua essenza, potremmo dire, ontologica, che trascende il piano psichico. Sto semplicemente dicendo che senza una psiche umana che abbia ricevuto indicazioni dal maestro interno, potremmo anche dire ispirazione di vita, scusate, ispirazione divina nella propria vita, senza una psiche umana che abbia ricevuto questo e l'abbia espresso attraverso parole e azioni concrete, nessuna religione avrebbe mai potuto emergere e manifestarsi sulla nostra terra. Per Jung, ne parlo in un'altra playlist, tutto ciò che è umano è anche psichico e passa attraverso la psiche per essere recepito. E noi possiamo sempre affermare, ovviamente, che esiste un Dio oltre la nostra psiche. Però chi è che fa questa affermazione? È sempre la psiche umana. E infatti Jung ci dice che non importa quello che si afferma, perché qualsiasi cosa si afferma è sempre nell'ambito della psiche, perché noi siamo compresi nella psiche e solo attraverso la psiche possiamo sperare di afferrare la realtà. E così, un po' come il discorso del noumeno kantiano, l'esistenza metafisica di Dio resta insuperabilmente un atto di fede. Ma questo è un discorso molto complesso che ovviamente non posso affrontare adesso. L'ho affrontato, anche se non in maniera profonda, ma l'ho affrontato in un'altra playlist su Jung. Perché, ad esempio, per le concezioni di Buddha si discostano totalmente da questo tipo di concezione junghiana. Ma questo non è importante. L'importante, amici, è praticare la disciplina quotidiana, è l'impegno, il contatto col maestro interno. Poi le differenze di interpretazione tra autori, tra maestri, sono irrilevanti. L'importante è mettere in moto il processo con l'aiuto del maestro e di un gruppo di ricercatori, il Sangha, e poi le cose andranno come devono andare. Un caro abbraccio a tutti. Marco Cosmo.